Bella a tutti, regà, bentornati ai Cugini di Campania in un nuovo video. Dietro la pianta, davanti alla pianta. Oggi parleremo delle prime due partite, il primo girone che si è concluso per il girone A, il girone della Russia, che ha passato il girone, però da seconda, dato che a sorpresa possiamo dire, oggi ha perso di brutto contro l'Uruguay per ben 3-0. Tre gol dell'Uruguay, hanno segnato Suarez, poi un'autorete abbastanza fortuita di Cheryshev, una deviazione un po' così, anche un po' ironica, perché così il tiro era bruttissimo, era pronto ad essere parato al portiere ed si è trasformato in una parabola imparabile. E poi a chiudere la partita è stato il gol di Edinson Cavani. Basta un secondo il volume. Quindi l'Uruguay passa per primo e se la vedrà contro la seconda del girone B, che comunque sarà una big, infatti credo che tra girone A e girone B passeranno tutte e due del girone B, ovvero Spagna o Portogallo. La Russia se la vedrà appunto Spagna o Portogallo, e anche questo varrà lo stesso discorso per l'Uruguay. Comunque la Russia, comunque, che non è ora stanno facendo vedere gli highlights, comunque non mi è piaciuta per nulla la Russia. Non ha giocato un'ottima partita, si vedeva che sapeva già di aver passato il turno. Comunque chi beccano agli ottavi beccano male, Uruguay e Russia a mio avviso, comunque anche il Portogallo, che secondo me è la migliore che ti potesse capitare tra Spagna e Portogallo, comunque è pericolosissima ed è molto più forte di queste due squadre. Che comunque hanno dimostrato di saper giocare un buon calcio, soprattutto la Russia a mio avviso, perché il calcio dell'Uruguay non è che mi piaccia molto, quello della Russia invece è più spumeggiante. Mentre per quanto riguarda l'altro incontro, ovvero quello tra Arabia Saudita ed Egitto, che era, diciamo, un incontro che non valeva nulla perché erano le due squadre già eliminate, comunque c'è stata una grande sorpresa, perché io avrei dato per scontato la vittoria dell'Egitto, che invece ha perso all'ultimo respiro. È stato assegnato al 95esimo all'Arabia Saudita, che era passato in vantaggio con Al-Farai, aveva pareggiato con Al-Farai dopo che l'Egitto era passato in vantaggio con Salah. Quindi l'Egitto conclude, diciamo a sorpresa a mio avviso, ultimo, e secondo me è un po' la delusione di questo mondiale, oltre all'Argentina, che però può ancora passarlo il girone. L'Egitto, diciamo che non è una grande squadra, possiamo dirlo, però ci aspettavamo tutti un po' di più. Sicuramente una vittoria contro l'Arabia Saudita ce la saremmo aspettati un po' tutti. Segna Salah, che è l'unica, diciamo, nota positiva a mio avviso, perché è tornato in grande rispolvere dopo l'infortunio di Kiev. Quindi stasera ci saranno Iran-Portogallo e Spagna-Marocco, che decideranno chi giocherà contro Uruguay e chi giocherà contro la Russia. Diciamo che saranno delle sfide a distanza, però molto interessanti, appunto perché sono a distanza. In questo momento Portogallo e Spagna stanno allo stesso punteggio, anche per differenza reti se non erro. Comunque mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, link in descrizione Instagram. Questo sarà un video abbastanza breve, non avevo intenzione di parlarvene molto approfonditamente, anche perché non è che le abbia seguite con grande interesse. Queste partite sono state molto molto noiose, a parte gli ultimi minuti di Arabia Saudita Egitto. Mi raccomando, iscrivetevi e condividete il video e lasciate like, link in descrizione Instagram, l'ho già detto. Grazie a tutti, bella a tutti ragazzi.